Voilà ragazzi, ciao a tutti da Nick, bentornati qua su Euro Truck Simulator 2. Ragazzi, oggi non sono da solo, sono qua in compagnia di Podrack Games. Eccomi qui. Podrack Games. Allora ragazzi, come sempre vi vado a ricordare che in descrizione ci potete trovare un link che vi permette di comprare questi e tanti altri giochi scontati. E ovviamente c'è anche il canale di Podrack Games. E poi ragazzi, come potete notare, oggi si fa un viaggio particolare. Oggi lavoriamo per Amazon Prime, come potete notare. Amazon Prime oggi lavoriamo. E nello specifico, ragazzi, per Amazon oggi trasportiamo componenti per computer. Allora, Quindi ci facciamo il spegni PC nuovo, Nick, ci facciamo il PC il motore. nuovo. Mica solo noi. Allora, premi il seguente tasto per caricare. Carica. Componenti per computer oggi stiamo caricando. E li trasportiamo per Amazon. Fammi vedere. Allora, processori per computer, difatti, qua dice. Ok, allora. Dunque, raga, ovviamente è una mod, questa grafica. Mettiamoci al E lavoro. in descrizione vi metto il link della grafica, per l'appunto, di questo cassone Amazon. Vai Nick, si parte, vai verso, andiamo ragazzi, sempre in territorio nicchese, ovvero siamo sempre in Esatto. Sicilia. Allora, praticamente al momento siamo a Voltare a sinistra. Palermo e stiamo andando a Messina. Quindi portiamo i pacchi ad Amazon Warehouse Alla di Messina, rotatoria, perché prendere la ragazzi, Amazon seconda ha uscita. Certo, espanso tutta la sua logistica in tutta Italia, con il suo poti che corriere. qua poti ti sei portato via tutti i pali. Dove? Dove? Io non ho visto nessun palo veduto. Tutti i Ah, così pali sono fa. Ma per terra. no, ma è un Uscire glitch, non è adesso. stato Bodrak. Oh, Nick, ma No, oh, sono tu hai sentito la innocente. notizia? Hai sentito la notizia di Vado! A. Sì, No, non l'hai sì. visto, non l'hai visto. Si è fermata la macchina in Andare. anticipo. Sì. Stavo dicendo, hai sentito la notizia di Amazon? Cosa No, vogliono fare? ti hanno assunto? Praticamente. No, no. Hai presente Amazon Voltare a Logistics, destra. che anche a Catania penso ci sia, no? Non lo so, dimmi. Rosso, aspettami, aspettami, che è rosso! Vabbè, relativo, poddi. Ma dai, che te frega, sei Vabbè, comunque, ricospondato. stavo dicendo, Amazon Logistics adesso ha detto una cosa genialata. Una cosa genialata, ma sai parlare italiano oppure no, Nick? O ti sei Ma io fregato? veramente quello che parli sei tu Ok. e Allora, stavo dicendo, hai presente Amazon Logistics che ormai c'è la sede ovunque, in tutta Italia? Hanno detto, a ma casa perché tua hanno usare detto. solo i nostri magazzini per i pacchi Amazon quando potremmo fare da corriere a livello internazionale? E quindi tu immaginati di comprare il salsicciotti da Brescia e non sono su Amazon ma su un altro sito, e Ho viene sfruttato capito, la va, logistica di insomma, Amazon. hanno spazio libero nel magazzino e lo affittano agli altri, va, ho capito. Geniale, vero? È un modo per fare soldi in più, senza ombra Ma di se ci dubbio. pensi, cioè, quante volte ti hanno rubato i pacchi qua e là gli altri corrieri? Amazon sempre una fiducia, no? E poi Ma arriva consegna ringraziando il tutti i giorni. cielo mi hanno dato finora allora bene. Consegna sempre in orario. Oddio, ogni tanto ci può capitare anche in ritardo. Però rispetto a tutti gli altri corrieri, Amazon è sempre stato top number one, viva l'edilizia. Sarebbe una cosa figa, vero? Cioè, Eh sì, io. cioè, Se avessi un e-commerce, affiderei la mia logistica da Amazon. e io dico, ci hanno messo l'autovelox qua e sono pure stati abbastanza stronzi, perché il limite era di 50, però poco prima dell'autovelox il limite si è abbassato a 40. Per Benvenuti a Palermo! fare la multa è perfetto, no? Ma sai che in città questi cosini qui non sono legali, devono essere sempre accompagnati da una Andare dritto. pattuglia. Cioè, sono solo di scena in Italia, nella realtà. Vengono Boh. utilizzati ufficialmente solo con la pattuglia e la telecamera viene inserita quando c'è la pattuglia. Alla Se no, rotatoria, sono tutti prendere finti quelli l'altezza dentro la uscita. città, mentre sulla Ma tu strada tutto sai, provinciale. eh? Poddi è E certo, informatissimo. io ho studiato, ho preso la patente mica con le patatine come hai fatto Io lo so, quando ho tu. Mi preso insegna. la patente io era Uscire un quiz adesso. e una patatina, un quiz e una patatina. Ah, bello, bello. Sai, quando l'ho fatto io la patente erano già i display touch. All'epoca tua? All'epoca mia c'era penna e foglio. Veramente. Penso all'epoca dei miei genitori si faceva orale il test. Facevano le domande.
Sì, dicevi, no, una cazzata, vabbè, dai. No, l'orale mi pare. No, quando ho fatto io non c'era l'orale. Che fortunati i nostri genitori. Adesso invece c'è il quiz che subito ti dice promosso, bocciato. 5 errori massimo. Nick, ciao, a voi a fare quiz. Non era. Io quando ci andavo io era 4 o era 3, non mi ricordo. Ma mi sa che sono 40 adesso, quindi non sono un botto. Però, siccome per via del Covid la lista d'attesa si è diventata che tipo la patente la puoi fare tra 2 anni, puoi essere bocciato senza ripagare. Tipo fino a 2 volte o 3 addirittura. Ma sì, per fortuna, guarda, io mi hanno promosso alla prima, alla prima botta, è andata bene. Bravo, con le botte sei bravo, E sono contento. Amazon Prime, guarda qua, Amazon Prime, corre, dobbiamo arrivare entro 24 ore ai nostri clienti, però mantenendo la merce sicura, senza fare incidenti, capito? Ecco, però questo si mette davanti, ma vai nella corsia, normale, dai, ma si può mettersi così una persona? Vedi, quello t'ha bloccato, dice, non te faccio passare. Oh, non si sposta, eh. È cocciuto questo. È cocciuto, non si dice niente. Ma oh, sa di no. Si è spostato finalmente. Oh, ma lo Scania tira, eh. Ma appunto, stiamo andando un po' veloci, mi dicono. Qua siamo a 100 e ci sta pure il casello. Il casello, non ti preoccupare, Nica, che adesso lo spostiamo. Siamo in Sardegna tra poco. Allora, ragazzi, una cosa che metteranno nella 1.44 che abbiamo già sperimentato è il la frenata assistita, quindi è impossibile che fa incidenti nel prossimo aggiornamento, Nick. Nel senso cosa? Che il camion in automatico vede qualcuno davanti e frena? Sì, bro, bellissimo. Vabbè, buono, è buono. Ma chi è che sta, che non posso rientrare perché c'è una bestia qua che ha preso i punti nelle patatine e non mi fai rientrare? Ma rientra, no? Io sto andando alla velocità giusta, 80, te corri invece. Te non rispetti i limiti, te perderai la patente, quella conquistata sudatamente. Oh, guarda, io invece che l'ho presa nelle patatine rispetto i limiti. Raga, io la patente l'ho pagata 1000 euro, eh. Nick mi dice 1000 euro, la prende 3 volte, Nick. L'ha presa. 1000 euro. Io l'ho pagata 300, difatti, bravo, la piglio 3 volte qualcosa pure. Ma lo sai perché? Perché quegli infami, no? Diceva, no, ma devi fare più guide pratiche, così sei più sicuro, più sicuro. Ma io pure l'ho pagata 350 con più guide. Ah, no, io tutto compreso intendo, teorico. 1000 euro, tutto compreso. E non sono mai stato bocciato, ho fatto 3 errori però, Nick, cioè, ti rendi con 3 errori? Pure, ero vicino. Ne ho fatti pure io 3. Cioè, ero convinto, e lo sai qual è il problema? Mai riguardarsi le domande, perché se lì indeciso dici, ma non è che è così, e poi sbagli. Ma tanto poi in ste cavolo di domande ci mettono tanti trabocchetti, quindi... E Nick, ragazzi, mettete un commento a trabocchetto e lui ci casca. Tipo, Nick, non mettermi il cuore, e lui ve lo mette il cuore. Scrivete tutti, Nick, non mettermi il cuore. A te, Soreda! Ma il mio è il rumore della polizia, o sbaglio? Punto, pure il mio, ma era una mod, cos'è sta roba? No, incluso nel gioco, hanno messo il CB della polizia, praticamente. Ciao! Bah! Puoi cambiarlo, però. Ovviamente. No, raga, quanti gradi ci sono da voi? A Nicchia ci sono 28 gradi, oggi è l'ultimo video che lo vedete vestito. Bravo. 27... Perché dalla prossima volta? No, dobbiamo essere più specifici. 27,43 gradi. A me 27,3 gradi. E raga, questo è l'ultimo video che vedete Nick vestito. Dal prossimo sarà... Veramente, io già ho iniziato a farli senza web. Però su Eurotrack, ovviamente, la web ci sta. Dai ragazzi, salutate Nick con quei bellissimi capelli che tra poco taglierà perché è su. Ma li ho già tagliati, non ce ne ho, non mi segui, non guardi i miei video. Nick, allora mettiti il cappello di Farming Simulator 22. No, poi non mi sta bene le cuffie. Allora hai la testa piccola. La testa piccola, cervello piccolo corrisponde, testa piccola. Vabbè, è tutto risparmio energetico, occhio che stanno passando i carabinieri. Salutiamo i carabinieri Amazon!
Se volete ordinare una beretta, andate su... No, non penso che le vendano. Allora, stazione, che sembra stazioni ci stanno qua. In Sicilia ci sono più stazioni che caselli. E i caselli a volontà, veramente. Ma è picco, cioè a Sicilia, poverini, qual è la strada per raggiungere una città dall'altra? Tipo in Calabria, no? C'è una sola strada per percorrere la Calabria, l'autostrada è gratuita. E invece arrivi qua, paghi là, a destra, a sinistra. E che track? E le strade sono bellissime, mi dico. Con una manutenzione incredibile, 62 euro. Sì, ma 62 euro. Vabbè, tu sai, no, qua in Sicilia per sistemare le strade aspettiamo che passi il Giro d'Italia. Raga, è vero, io anche qua a Brescia, non succede solo in Sicilia. Tipo, è passato una volta a Castagnato, era venuto il presidente della Repubblica, hanno rifatto tutto l'asfalto. Hanno messo le luci le luci pure che non c'era, era una strada buia. Oh raga, ma dobbiamo invitare personaggi grossi, è vero, sistemano tutto. Sì, però io inviterei il Presidente della Repubblica a girarsi tutte le strade della città. No, solo quelle dove passa. Così rifanno tutta la città, la fanno buona. Se no, niente. Vero. Famolo camminare, non lo so, anche in tutti i balconi, così li sistemano pure, ovunque, sotto i balconi, ovunque. No, mi dissocio, i balconi sono cacchi tuoi. Nick, ricordati, there is more to Prime, a truckload more. Traduci, Nick. Si è rotto il traduttore. Uscire a destra. Traduci il motto di questo camion, cosa vorrà dire? Arriva sano, salvo... Vorrà dire c'è molto di più di Prime. Ah sì? There is more to Prime. Ci stanno anche le more dentro? No! I pupazzi ci sono. No, vendiamo processori. No, Nick, vabbè, ma... Però vedi, tu sei malizioso. Io non parlavo di more in termini di ragazze more. Io parlavo di more quelle che si mangiano. I pupazzi che si mangiano. No, frena. Ok, viva lo Scania. Guarda che freni che c'ha lo Scania, mamma mia. Comunque stiamo consegnando AMD o Intel. Andare, Nick? Tutte e due, direi. Qual è il tuo processore preferito in questo periodo? Al momento è AMD, cavolo. Prima Intel, mo c'ho personalmente la AMD Ryzen 9 3009, ormai è è vecchietto, però l'ho comprato due anni fa. Vecchietto, due anni fa. Ma è una bestia ancora. Io raga invece sono passato a Intel dopo tanti anni di... Sì, ho il 12600K, che è un processore bomba, no? Però perché ad aprile... Sì, scoppia quando si riscalda. Se non metti un bel dissipatore... No, non è vero. È buono, raga. Mi sta piacendo il rendering, è una bomba. Peccato solo che forse avrei preso un i7, non un i5. Ah, l'i5 è piccolo, Che ce devi fare con l'i5? No, vabbè, va. Ci dirò, cioè, per adesso va bene. Non è che dici andate sto a renderizzare ogni giorno, però... Per un pelo. Oh, non mi rompi i pacchi che poi ci fanno i resi. Cioè, proprio, cioè, in realtà t'ho toccato comunque, ma con lo specchietto retrovisore, di nuovo. Cosa? Che è successo? E niente, ti sei fermato di nuovo. Io... Ho fatto niente, bro, è rosso, che ti devo dire? È relativo, ma mi hanno fatto la multa. Poi voltare a sinistra. Ma com'è possibile? Era verde. No, mi ha fatto la multa per la velocità. A sinistra. Ma come hai fatto a superare la velocità che ti stavi fermo? No, prima. Ah, ok. Oh, Nick, mantieni a destra, che bisogna girare. Ah, lo vedo. Amazon Prime, stiamo arrivando. Consegna altro che in 24 ore. Consegna in 10 minuti. Veramente, abbiamo guidato a 100 km orari. Let's go, Nick. Metti la freccia, Tenirsi a vorrei... destra. Oh, ma questo è... Ma che è stato a fare? Oh, si è fermato questo qua davanti. Ma guarda te, è diventato giallo. Ma è proprio cattivo questo. Mi sa che questo no, davanti può cadere davanti. Io aspetto, poi mi fanno la multa, divento povero, che c'ho solo 190 milioni, Mi sa che quello davanti compra da Zalando, ecco perché ci ha scammato un po'.
Panicche! Aspetta, che qua il rosso è. Dura più il rosso del verde. A posto, va, ammotta. Motta, vai, cammina. Motta e un gelato, Nick, motta. Sì. Stavamo mica processori. Portiamo processori, gusto gelato. Prepararsi a gusto gelato. Chi ne ha più ne metta. Vai, che adesso siamo arrivati alla consegna più perfetta che non c'è. No, ma mi hanno fatto una multa, mi hanno fatto. Ho pagato Amazon Prime, raga, 36 euro. Bellissimo. Pure io. Questo è il esatto, raga, cioè, è improbabile. Dopo uno dice che non siamo fratelli. Io lo... No, non siamo fratelli perché Nick è un infame. Esatto, no. Non vorrei mai avere un'eredità da parte di Nick. Magari mi perdo i capelli. Non si tu sa mai. Li perdi, io già li ho persi. appunto. Vai, Moddy, perdi. Non voglio la tua eredità. Però la parrucca su Amazon sicuro c'è, 5 euro costerà, dai. No, mo in estate fa caldo pa' parrucca, meglio senza capelli, si sta meglio. È vero, questa è ragione, Voltare a destra. Il mio cane infatti soffre un po', che ha il pelo lungo. Devo tagliarlo. Allora, parcheggiamo. Oh, Nick, guarda che qua è difficile il parcheggio, Quindi... Non ti preoccupare che io sono esperto, già tu ti sei incastrato, no? Che dici? Io guarda che sono studiato. Guarda, io qua devo parcheggiare. Facciamo uno alla volta? Uno alla volta, Nick, non entrarmi dentro. Suona male, non succederà. Allora, complicato lo voglio. E io devo parcheggiare. Mi sa dove parcheggi tu, guarda. Qua, uguale? Al centro, proprio dritto. Aspetta, Nick, non mi entrare dentro. Fammi parcheggiare prima a me e poi entri. No, tu vai. Vai! Ho preso il muro, fratelli. No, Nick, guarda che dopo. Guarda che ti chiedi danni. Io sono il tuo padroncino. Ma io veramente ho detto ho preso quasi il muro. Ah, ok. Allora guarda fratelli come si consegna. Guarda. Impara tu le manovre di Potter. Tu vai che andando per il finestrino che pia aria qua dentro che se muore da caldo. Ma non ti lavi e quindi puzzi. Vero? Con sto caldo capita. Bisogna lavarsi più spesso. Allora, e premiamo invio e abbiamo vinto 60.000 euro. Ah, 10.000 euro, incredibile. Oh. Ah, dobbiamo consegnare più processori, Nick. Io aspetto a te che te levi. Certo, signor Nick. Adesso, guardi, facciamo cambio. Aspetti, non mi entri dentro la cabina. Vada. Ah, ma tu c'hai il vecchio Scania. Ah, Nick. Quello vecchio è buono. Gallina vecchia fa buon brodo. Gallina vecchia fa buon brodo, lo so. Aspetta, un poco meglio. Aspetta, non mi entrare dentro, che devo uscire. Guarda qua che gentile quell'auto che si è fermata per farmi passare. Ok. Perfetto, più tu finestrino che entra le mosche. È zanzara in questo periodo, altro che mosche. Allora, com'è? Premi il tasto E, il motore si sta spegnendo, premi il pulsante seguente. Ok. Boom. 5 ore, 10 minuti, 72 litri di gasolio consumato, 209 chilometri. Campione di vino, dice che sono. A mamma posto. Mia. Ma io sono bravo, po', dimmi come a te. Che staffa? Non te vedo guarda che ha preso il muro, Ti licenzi. No, non l'ho preso. Io faccio misure precise. Vai, Nicchie! Vai. Finisci. Concludo. Ah, ok. Pensavo ti volevi mettere vicino a me. Però dico, vabbè, ma prima che lui riesce a mettersi vicino a me, cosa fa notte? Già, raga, Potter che è già finito. Vabbè, diciamo che io lì vedo altra roba, ecco perché non mi guardava. Ok, ecco perché. Vabbè, scusatemi allora, signori. Vabbè, ragazzuoli, qua il gameplay si conclude. Speriamo che vi sia piaciuto. Come sempre vi vado ancora una volta a ricordare che in descrizione ci trovate un link che vi permette di comprare questi e tanti altri giochi scontati. In descrizione c'è il canale di Potti e anche il link della skin che stiamo usando, questa di Amazon. Va bene ragazzi, vi salutiamo dunque, ciao alla prossima! Ciao!